intitola tale e quale, e quest'anno abbiamo deciso di rimandare il programma esattamente tale e quale a quello dell'altro anno, cioè saranno le stesse puntate in onda dello scorso anno, no scherzo ovviamente, 12 nuovi protagonisti, giuria in parte modificata, visto che Christian De Sica avrà un altro impegno, abbiamo il nuovo giurato, sarà Gigi Proietti, e poi le Mission Impossible di Cirilli, e poi tale e quale il conduttore, anche quello rimane tale e quale. Sì, decisamente, decisamente inserite. Poi quest'anno nel cast tra i protagonisti ci sono tre fuori classe come Sergio Friscia, Max Giusti e Massimo Lopez, quindi sarà un ulteriore elemento di divertimento e faranno vedere anche una dote, quella canora, che di solito non sono mai riusciti a mettere in evidenza e in mostra, senza niente togliere ovviamente a tutti gli altri, perché abbiamo anche nella parte femminile dei fuori classe assoluti, uno per tutti, Bianca Guaccero, che dopo anni di corteggiamento finalmente quest'anno mi ha detto sì per tale e quale. Non ci si sente, non ci penso, non credo, siamo in tanti e tutti facciamo il nostro lavoro nel modo migliore, con l'impegno, con la passione, quindi sono uno dei tasselli di questa azienda fantastica, quindi non mi sento assolutamente diverso da tanti altri che lavorano qua dentro. Mi ricordo la prima volta che sono arrivato nello studio di Via Teulada a fare Disco Ring, era giugno dell'85 e quando in studio ospitai Loredana Bertè, che cantava Acqua in quel periodo, rimasi affascinato perché già ero innamorato di lei. Poi me la vedo con un vestitino trasparente a un metro a cantare questo brano e con questo video sotto l'acqua, e fu una cosa che mi devo ancora riprendere da quello shock. Sbiancare. Esatto, ero sbiancare. Per la prima volta sbiancai in vita mia. E poi beh, anche la soddisfazione quest'anno, dico il primo e l'ultimo, quando appunto mi è stata affidata la direzione artistica per i prossimi due anni di Sanremo, e quindi è stata un'ulteriore soddisfazione. Quindi il primo momento e l'ultimo. Nel mezzo una soddisfazione dietro l'altra, che passa dai programmi musicali, alla TV dei ragazzi, che è stata una grandissima palestra, ai programmi comici, alle domeniche in e alle prime serate.